Due morti sospette in una casa di cura a Comiso a distanza di poche ore una dall'altra, altre quattro persone per malesseri sono ricoverate al Guzzardi di Vittoria. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Un altro incontro oggi per il caso Loris in procura, dove c'era anche Orazio Fidone, l'uomo che ha trovato il cadavere del bimbo. Fidone ha chiesto di riavere le sue due auto che rimangono sequestrate per altri accertamenti. Lega Ambiente torna a chiedere le dimissioni della sovrintendente ai beni culturali di Ragusa, Rosalba Pambini, riferendosi ad un'altra autorizzazione per trivellazioni petrolifere. La Pambini replica ribadendo la totale legittimità di ogni atto. È stato organizzato il 16 gennaio dalle 9 un raduno a Pozzallo contro lo sfratto dal movimento dei Forconi a sostegno di tutti i cittadini a cui sono stati svenduti beni all'asta. Ancora un saluto dalla redazione di VMTG, dunque l'avete sentito dai titoli, il commissariato di Comiso e la squadra mobile stanno indagando su due decessi che si sono verificati ieri in una comunità alloggio per disabili psichici a Pedalino. Presso la casa di cura e al pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita si sono recati gli agenti assieme ad una unità speciale della polizia scientifica e medici dell'ASP di Ragusa. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella dell'intossicazione alimentare. Il servizio di Emiliano Di Rosa. Il commissariato di Comiso e la squadra mobile hanno avviato le indagini sui due decessi di ieri alla comunità alloggio per disabili psichici di Pedalino. La procura di Ragusa ha disposto l'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo sequestrando cartelle cliniche, farmaci e cibo somministrato. In questa palazzina, vicino alla piazzetta della frazione comisana, in poche ore ieri mattina si sono sentiti male e purtroppo sono morti due ospiti del centro. Giovanna Savasta, 51 anni, vittoriese, ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Comiso e deceduta nel pomeriggio, e Riccardo Sortino, 47 anni, ragusano, morto nel centro, forse per un attacco cardiaco. Per lui non c'era più nulla da fare quando è arrivata l'ambulanza. La polizia poi ha accertato che in un arco di tempo molto breve altre 5 persone appartenenti alla stessa comunità si erano sentite male ed erano state trasferite presso gli ospedali della zona per essere controllate, non sono in pericolo di vita. Attualmente non si esclude alcuna ipotesi circa le cause dei malori e delle morti, compresa quella di un'eventuale intossicazione alimentare. L'ASP7 sta già collaborando con le forze dell'ordine per tutti gli accertamenti del caso. Innanzitutto chiarisco che si tratta di una struttura che non ricade sotto la nostra responsabilità, quindi non abbiamo un controllo diretto di questo ambiente. Siamo in questo momento in collaborazione continua con le forze di polizia attraverso le nostre articolazioni e gli uffici addetti a quest'area per cercare di fornire il massimo supporto agli inquirenti e tutte quelle competenze tecniche che poi potessero servire per aiutare le indagini a capire cosa è successo. Il presidente della cooperativa Beautiful Days, Giovanni Salerno, sostiene che la circostanza dei due decessi di ieri sia attribuibile a fatalità. La cooperativa gestisce la comunità e si occupa direttamente pure della mensa e della preparazione dei pasti. Lo fa a Pedalino come in altri centri. Salerno esclude vi siano legami tra le due morti e il cibo che, dichiara, è sempre salubre e cucinato con scrupolo. A Pedalino stavano 10 persone, gli altri ospiti della comunità alloggio che sono stati poco bene, conclude il presidente della cooperativa Beautiful Days, hanno avuto sintomi influenzali, mal di testa e diarrea, nient'altro.
E c'è da dire che la salma del 47enne morto ieri mattina era stata già consegnata ai familiari per i funerali, ma è stata sequestrata ieri sera dalla polizia dopo il decesso della donna di 52 anni. Tra gli accertamenti in corso anche l'anomalia che le persone che si sono sentite male erano ospiti dell'appartamento al primo piano dello stabile, mentre quelli del piano superiore, ai quali sono stati serviti gli stessi alimenti, non hanno avuto problemi. E sul caso interviene in queste ore anche il Codacons, che chiede chiarimenti urgenti e la verifica dell'esistenza di casi simili in altre parti della Sicilia. E adesso il caso Loris, un altro incontro oggi in procura dove c'era anche Orazio Fidone, l'uomo che ha trovato il cadavere del bimbo. Fidone ha chiesto di riavere le sue due auto che rimangono sequestrate per altri accertamenti, mentre il procuratore capo Petralia, insieme con gli investigatori, ritiene che la Panarello non abbia occultato sola il cadavere di Loris. Alla piccola vittima intanto la sindaca di Santa Croce, Franca Jurato, dedicherà un auditorium con il supporto del presidente della Regione, Rosario Crocetta. Orazio Fidone è sereno ma infastidito, lo ha detto uno dei suoi due legali, ora Giorgio Assenza, deputato regionale, il quale ha presentato più di un mese fa in procura l'istanza di dissequestro dei beni di Fidone. Accolta solo una richiesta, infatti è stata dissequestrata la casa di campagna in contrada Passo di Scicli, ma le due auto di proprietà di Orazio Fidone rimangono ancora sequestrate. Altri accertamenti infatti devono essere eseguiti, come anche nella Polo Nera di Veronica Panarello, in particolar modo nel bagagliaio. Il cacciatore rimane indagato anche se per atto dovuto, sebbene non sia emerso al momento nulla a suo carico. Il suo legale ha confermato che Fidone non conosceva la famiglia Panarello negli Stival, forse solo il nonno paterno di Loris. Gli inquirenti hanno allargato il raggio investigativo, ci sarebbe almeno un complice nella fase dell'occultamento del cadavere. La procura è in attesa anche dei verbali congiunti del medico legale, dell'anatomopatologo e della scientifica per trarre delle conclusioni. Devono essere ancora passati a setaccio tutti i tabulati telefonici con le chiamate intercorse la mattina del 29 novembre dalle utenze telefoniche nella disponibilità della Panarello. Il padre di Veronica, Francesco Panarello, ha chiesto intanto un contributo sulla pagina Facebook Veronica Innocente, che ha più di 2126 mi piace, che servirebbe a pagare gli esperti che dovranno intervenire a difesa della figlia. L'avvocato Francesco Villardita, essendo amico di famiglia, si è offerto per difendere la Panarello a titolo gratuito, ma devono essere retribuiti per i piedi esperti per sostenere la linea difensiva. L'indirizzo da indicare nel Vaglia è la casa circondariale di Agrigento, dove è reclusa la donna, come si legge sulla pagina Facebook. Ovviamente ciascuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità, ha scritto il signor Panarello. Se saremo in tanti, anche 10 euro a testa potranno formare una somma consistente. Nel frattempo la donna, secondo quanto ha dichiarato il legale, è risentita dalla sua restrizione in carcere e sta perdendo peso settimana dopo settimana, in quanto depressa dall'impossibilità di vedere il secondo genito di soli 4 anni. Andrea Loris sarà invece commemorato sempre nella sua città, soprattutto un auditorium sarà a lui intitolato. La sindaca Franca Jurato ha spiegato che esiste già una struttura all'interno della scuola che frequentava Loris, ma la regione siciliana intende finanziare la costruzione del tetto e tutte le opere di ammodernamento e sicurezza. Il presidente Rosario Crocetta ha già inviato per un sopralluogo ai tecnici del Genio Civile e ha chiesto un paio di preventivi per portare in tempi brevi al taglio del nastro della struttura. Lo scopo, ha detto l'aiurato, è quello di creare un luogo di aggregazione e di formazione sociale aperto a tutta la collettività. E sono tre docenti universitari, uno specialista in medicina legale, l'altro in neuropsicologia forense e il terzo in lettura delle immagini e due video forensi, gli esperti entrati a far parte del collegio di difesa dell'avvocato Francesco Villardita, che assiste Veronica Panarello. I docenti, rivela il legale, prestano la loro consulenza a titolo gratuito, ai due esperti è stato versato un rimborso spese.
E cambiamo argomento, andiamo ad Ispica con la politica. Mentre il PD è impegnato a chiarirsi circa l'esito delle primarie, il centrodestra sta cercando di fare sintesi in questi giorni per convergere su un unico nome. Attualmente l'unico candidato ufficiale alle amministrative di primavera è quello di Vincenzo Cannizzaro di Patto per Ispica. Sentiamo. Mentre nel PD i fuochi d'artificio sono iniziati all'indomani delle primarie dello scorso 21 dicembre con relativi comunicati al vetriolo da una parte e dall'altra, nel centrodestra ancora tutto tace, o quasi. A 4 mesi dalle elezioni che sceglieranno la prossima amministrazione ispicese, l'unico nome ufficiale è quello di Vincenzo Cannizzaro, che proprio ieri ha presentato la sua lista civica, Patto per Ispica. Possiamo assimilare Cannizzaro all'area di centrodestra per i suoi trascorsi politici, ma non è detto che sia lui il nome su cui tutta l'area converge. Anzi, al momento questa appare l'ipotesi più difficile, visto che almeno un nome, quasi certamente, uscirà dalle frenetiche consultazioni di questi giorni. Il nome potrebbe essere quello di un uomo del nuovo centrodestra, che mercoledì avrà un incontro chiarificatore con i possibili alleati. In merito abbiamo sentito il presidente di Nuovo Centrodestra di Ispica, Maria Giovanna Gradanti. Stiamo vagliando in questi giorni diverse proposte di coalizione e di alleanze. Alla fine esprimeremo certamente un unico candidato di NCD. Siamo aperti a quelle forze politiche i cui ideali e obiettivi convergono con i nostri. Per quanto riguarda la nostra coalizione, presumibilmente non si discosterà molto da quella uscente, perché l'obiettivo è quello di proseguire il lavoro che questa amministrazione ha svolto in tutti questi anni. C'è un patrimonio di progetti già avviati dall'amministrazione uscente da non disperdere. Il presidente di NCD interviene anche sulle recenti polemiche in merito alle primarie del PD. Intanto fanno sorridere, dice, le insinuazioni che vogliono il nostro supporto a Pierenzo Muraglia in occasione delle votazioni. Basta pensare che Muraglia è vicino al Legambiente, che è assolutamente contro il ripascimento morbido, punto cruciale del nostro programma. La verità è che queste primarie, anziché unire, hanno diviso il centrosinistra. Parlavano di coesione, unità e convergenza. Mi sembra invece che siano stati acuiti i punti di divisione e contrasto tra i tre candidati. Ispica ha bisogno di certezze. Come possono pensare gli ispicesi di affidare una città così bisognosa di punti fermi ad un gruppo di amministratori che non riescono a mettersi d'accordo neanche tra di loro? È stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri a Santa Croce Camerina un algerino di 34 anni per tentato furto aggravato. L'uomo, già conosciuto per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso mentre stava forzando la serratura della portiera di una autovettura, una Fiat Punto, per rubarla. Il mezzo è risultato di proprietà di un imprenditore agricolo di Santa Croce Camerina, che ha sporto immediatamente denuncia. L'algerino è stato messo a disposizione della procura per la convalida dell'arresto e il giudizio per direttissima. Sono stati coinvolti dalle fiamme rifiuti di plastica, gomme e un'autovettura sabato scorso in contrada Mauto a Modica. Il mezzo di proprietà di un modicano era parcheggiato in un terreno adiacente in uso ad uno ciclitano, dove sono stati incendiati rifiuti speciali. Ad avvertire i vigili del fuoco è stato un passante. La polizia di Modica ha invece avviato un'indagine per accertare la matrice dell'incendio e risalire agli eventuali responsabili. Il circolo Il Carrubo di Legambiente torna a chiedere le dimissioni della sovrintendente ai beni culturali di Ragusa, Rosalba Pandini. Lo fa oggi con una dura nota in cui fa soprattutto riferimento ad un'altra autorizzazione concessa per le trivellazioni petrolifere nei pressi del fiume Tellaro. La sovrintendente però non ci sta a subire le accuse e replica con altrettanta durezza, ribadendo la totale legittimità di ogni suo atto. Sentiamo. Non c'è pace tra Legambiente Ragusa e la sovrintendente Rosalba Pandini. Gli ambientalisti oggi tornano alla carica e chiedono di nuovo un cambiamento sostanzioso in sovrintendenza. In parole povere, la sostituzione della dottoressa Pandini, che a loro detta è impermeabile a qualsiasi appello e diffida, e continua nella sua incessante opera di smantellamento di fatto delle norme del piano paesaggistico. L'elenco è lungo: autorizzazioni per villette in zone agricole, pareri positivi per realizzazioni di opere a mare non autorizzabili e soprattutto, dice Legambiente, l'attività di perforazione in aree di tutela. Si fa riferimento al rilascio di un'altra autorizzazione paesaggistica alla Panther Eureka SRL lo scorso 11 di novembre.
per la perforazione esplorativa del pozzo Gallo Sud all'interno del permesso di ricerca idrocarburi Fiume Tellaro. Un'autorizzazione che non s'aveva da fare, secondo Legambiente. La Panvini però non ci sta. Per l'ennesima volta dichiara: devo precisare al Circolo il Carrubbo che i miei atti sono legittimi, che le autorizzazioni non prevedono estrazione di petrolio, ma soltanto la ricerca di eventuali giacimenti, e sono a norma di legge. Che Legambiente, continua, nel 2010, quando fu adottato il piano paesaggistico, aveva 60 giorni di tempo per fare opposizione e non lo fece. E infine, che le accuse più o meno esplicite di compiere scelte politicizzate sono false. La sovrintendenza, conclude la Panvini, è un organismo tecnico. Io faccio soltanto il mio lavoro. Gli ambientalisti ragusani trovino un altro bersaglio. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco. È stato organizzato il 16 gennaio dalle 9 un raduno contro lo sfratto dal movimento dei Forconi a sostegno di tutti i cittadini a cui sono stati svenduti beni all'asta. L'appuntamento è alla zona industriale Asi di Pozzallo, proprio davanti al capannone edile di Corrado Giuca, un imprenditore che a causa delle cartelle esattoriali rischia di chiudere l'attività e licenziare 30 dipendenti. Il 16 gennaio è prevista l'esecuzione immobiliare. Anche gli associati della sezione Ascom di Pozzallo scendono in campo. Sentiamo. Un'attività imprenditoriale edile che va avanti da generazioni, stroncata dalle cartelle esattoriali e svenduta all'asta per 400.000 euro a fronte di un valore di poco più di 2 milioni di euro, anche se per il consulente tecnico d'ufficio il valore è di 1.716.000 euro. Vittima del provvedimento dell'ufficiale giudiziario, l'imprenditore pozzallese Corrado Giuca, e non solo. Vittime sono anche i suoi 30 dipendenti, padri di famiglia che da anni sono impegnati in questo settore. Un debito di 400.000 euro rischia di mandare in frantumi quella che era una realtà imprenditoriale florida. Il 16 gennaio, giorno della protesta, è il giorno dell'esecuzione immobiliare. Un muro umano si schiererà davanti all'ufficiale giudiziario per impedire che venga tolto il capannone edile a Corrado Giuca e messo all'asta. Non solo il movimento dei Forconi sosterrà la battaglia contro lo sciacallaggio, come loro stessi hanno più volte denunciato, ma anche l'Ascom di Pozzallo, il cui presidente Gianluca Manenti ha chiesto ai consociati la chiusura per 3 ore delle proprie attività e di manifestare la loro vicinanza a Corrado Giuca. Si tratta di un vero e proprio crimine appoggiato dalla legge dello Stato, ha detto Manenti, ed è per questo che l'Associazione dei Commercianti di Pozzallo sarà presente il 16 gennaio a sostenere un'impresa appartenente ad un nostro concittadino, il quale si sta vedendo sottratta un'azienda che da anni era uno dei fiori all'occhiello della città e che oggi viene svalutata in maniera assurda, garantendo la speculazione dei soliti sciacalli appoggiati da ciò che dicono le norme in questione. Lo scopo è quello di far riflettere il governo centrale circa l'emanazione di leggi destinate a garantire la dignità dell'imprenditore e dell'uomo. Così il presidente della sezione Ascom di Pozzallo, Gianluca Manenti. Tra le varie iniziative svoltesi questo fine settimana per ricordare il grande terremoto dell'11 gennaio del 1693 che distrusse decine di città nel Val di Noto e causò almeno 50.000 vittime, a Ragusa ieri vi sono state una serie di competizioni sportive legate alla maratona. Vediamo. A Ragusa sono stati circa 700 ieri partecipanti alle varie iniziative che hanno caratterizzato la 12ª edizione della Maratona Città di Ragusa. Nato come Ibla Barocco Marathon, l'evento sportivo di ieri, domenica 11 gennaio, è rientrato quest'anno tra le manifestazioni che il Comune di Ragusa ha promosso per ricordare il terremoto del 1693. Circa 200 gli iscritti alla maratona vera e propria sulla classica distanza dei 42 km e 195 metri. Partenza alle 8 del mattino in via Feliciano Rossitto, arrivo in piazza Pola a Ragusa Ibla. Circa 400 persone poi hanno partecipato alla Stra Ragusa, la mezza maratona di 21 km. Anche in questo caso il tracciato è stato ricavato sfruttando al meglio le suggestioni del paesaggio, dall'altopiano agli spunti architettonici più affascinanti del capoluogo ibleo.
E ancora, un centinaio di sportivi ha preso parte alla prova di Fit Walking di 21 km. Al vincitore è andato un premio intitolato alla memoria di Daniela Di Natale, l'infermiera scomparsa nelle scorse settimane molto legata a questa disciplina sportiva. A completare il quadro la Family Run, non competitiva. Partenza da Piazza San Giovanni, arrivo a Piazza Duomo, coinvolti in questo caso anche molti bambini che con papà e mamma hanno passeggiato per il barocco ragusano. E dalla corsa al calcio, applausi per Modica e Siracusa che hanno mandato in scena un derby vibrante ma corretto, a firmare i gol due dei giocatori più attesi, Ocoli e Mascara. Il Modica continua la sua striscia positiva, bocche cucite negli spogliatoi per i giocatori del Siracusa. Sentiamo. Stadio pieno e grande prestazione del Modica per una giornata rosso-blu da rincorniciare. Il Siracusa ferma a 7 le vittorie consecutive grazie al cuore e alla grinta del Modica che ha sopperito così alla differenza tecnica che divide le due formazioni. La tattica spregiudicata di Anastasi, difesa altissima e fuorigioco esasperato, è un invito a nozze per i velocisti del Modica. Così al 15° i padroni di casa trovano il gol, contropiede giostrato da Ravalli che lancia Ocoli e che a tu per tu con il portiere non perdona. Lo stadio esplode per la gioia. Il Siracusa, da grande squadra, reagisce subito. Gran lancio di Mascara per Orefice che salta Iabichella e mette in mezzo per Petrullo che manca la deviazione vincente. Al 20° altra occasione per gli azzurri. Fichera passa la palla a Contino che protegge la sfera e la porge ad Arena che tira alto sopra la traversa. Al 27° una pericolosa azione del Siracusa con Orefice che mette in mezzo per Petrullo. Tutto solo, tira in porta in spaccata ma Cantone devia in calcio d'angolo. Al 30° il Modica perde palla sulla fascia destra con Gozzo e Ravalli commette fallo al limite d'area di rigore. Si incarica di battere la punizione a Mascara e con un tiro a giro la palla passa sotto la barriera e sorprende Cantone sul suo palo, pareggio meritato del Siracusa. Al 40° ancora gli azzurri cercano di passare in vantaggio con un tiro dalla distanza di Arena parato da Cantone, ma la palla finisce sui piedi di Petrullo che perde l'altimo buono e viene fermato da un intervento di Pianese. Il secondo tempo si inizia con il Siracusa incitato dai numerosi tifosi e spronato da mister Anastasi, ma è il Modica ad avere la prima palla a gol con Ravalli al 47° lanciato da Ocoli e l'ex difensore in velocità supera Santa Maria e di punta calcia addosso a Vitale. Al 60° Grasso se ne va sulla destra saltando a Gozzo, il nuovo entrato mette in mezzo per Petrullo che davanti alla porta clamorosamente spara alto sopra la traversa. Al 63° Felicetti corre ai ripari e fa entrare Gianni e Nassi per Cantone e Gozzo, cercando di aggirare gli attacchi sulla fascia destra da parte dei siracusani. Al 74° occasionissimo per la capolista, su un calcio d'angolo paratona di Gianni su colpo di testa e sul tiro ravvicinato riesce a respingere distinto. La palla finisce a Santa Maria e il cutiro viene respinto sulla linea di porta da Gatto. Sulla successiva azione il Modica sfiora il gol proprio con Gatto che calcia dalla distanza, ma il tiro viene deviato da Vitale. Nei minuti finali si assiste all'assedio del Siracusa, ma la difesa modicana regge bene. Finisce così una bella partita, giocata in modo corretto, che ha visto Modica bravo a fermare la capolista e ricevere i giusti applausi dei numerosi tifosi presenti al Pietro Scollo. Il 16enne vittoriese Giuseppe Panagia del centro sportivo Karate Shotokan di Vittoria, allenato dal maestro Santo Torre, è stato convocato con la nazionale giovanile di karate per partecipare ad un raduno tecnico presso il centro olimpico Matteo Pellicone, Lido di Ostia, il 14 e 15 gennaio. La convocazione è propedeutica alla partecipazione di Panagia sia nel singolo che a squadra al successivo torneo internazionale di karate in Croazia il 17 e 18 gennaio, dove si sfideranno nei vari tappeti del tatami più di 1500 atleti. Dunque un in bocca al lupo a Giuseppe Panagia e il nostro telegiornale si ferma qui, non ci sono aggiornamenti, grazie dell'attenzione prestata e arrivederci alle prossime edizioni.